Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio. Oggi faremo la recensione e l'unboxing di queste punte per trapano, questi set della Parkside che venderanno il 6 giugno del 2019 a 5,99€. In realtà questo è un doppione di questo articolo che già possiedo da un anno e le ho perché lo scorso anno, prima di comprarle, avevo chiesto a mio padre di andare alla Lidl a comprarmi le punte PSB 6A1, solo che hanno entrambe lo stesso codice e mio padre le ha prese tutte e due nel dubbio e me le ha portate. Essendo un doppione, questo non l'ho mai scartato, queste non mi sono mai servite perché sono uno svasatore e una fresa per legno, questa punta è già contenuta all'interno di questo kit, quindi non ho mai scartato questa confezione e lo farò oggi. Vedremo come si comportano e come si utilizzano. Le ho usate poco, non ho fatto un uso intensissimo, però quel poco che le ho utilizzate mi sono ritornate veramente molto utili. Ora vedrete a cosa servono e quanto siano comode nel laboratorio di ogni hobbista. E allora, queste punte di qua corrispondono a queste e sono tre punte per metallo, sono le punte coniche a gradino HSS, mentre queste di qua sono delle punte che sono sia per legno che per metallo. Questa è una punta di trapano che ha la funzione di fresa lungo il gambo, questo è uno svasatore che va bene sia per il metallo che per il legno, questa è una punta a gradino come quella di poco fa, quindi hanno la stessa dimensione. Questa invece è una punta conica, è uno svasatore conico pure per il metallo. Adesso apro la confezione di questa e vi faccio vedere il loro funzionamento. In realtà di questo tipo ne ho già anche di altre misure, lo utilizzo più che altro quando faccio i fori sulla plastica o sul legno morbido per allargare lo stesso foro. Questo tipo di punta si può utilizzare sia sul metallo che su installazioni di materiali elettrici, per esempio cassette, e in questo caso per esempio chi ha fatto l'installazione, questa l'ho rimossa da un vecchio impianto, chi ha fatto questo foro avrà utilizzato una punta di trapano e poi l'avrà rotto con una pinza, una tenaglia. Per fare questo tipo di foro con questa punta basta semplicemente appoggiare. Forare fino alla dimensione desiderata, come vedete è venuta perfettamente circolare, non c'è paragone con questo che c'è a fianco. Quindi questo tipo di punta tra l'altro è graduata, quindi abbiamo la dimensione del foro che eseguiremo e potremo utilizzarlo per inserire su questa stessa per esempio la canalina da cui usciranno poi i cavi elettrici. Questo per quanto riguarda la foratura. Su questo stesso tipo di materiale, quindi sulla plastica, nel caso in cui dovessimo praticare dei fori per poterla fissare al muro, dopo aver praticato il foro potremmo avere la necessità di svasarlo, quindi la svasatura per accogliere la testa della vite, come si fa sul legno, si può fare anche sulla plastica e sul metallo. Quindi per accogliere la testa della vite su questo tipo di foro, come vedete, sporgerebbe la vite, quindi toccherebbe, andrebbe a rovinare il muro, comunque la superficie con la quale è a contatto. Con questo tipo di punta svaseremmo, vi faccio vedere, svaseremo leggermente, dopodiché la testa verrebbe alloggiata e sarebbe perfettamente a filo con la plastica. Con questo tipo di punte otterremmo lo stesso risultato, però ovviamente con una scala differente, quindi dei gradini che abbiano misure diverse. Questo è conico, permette di fare la stessa cosa, però ci consente di non essere vincolati a delle misure già stabilite da appunto questa scala graduata che ci indica i millimetri. Qua possiamo passare da 18 a 20. Qua possiamo farlo 18,5, 19, quanto vogliamo noi in base alle nostre necessità, e avremo la parte frontale comunque che ci permette di svasare
Tra l'altro ha due affilature, anche la svasatura viene perfettamente rotonda, a differenza di questo tipo di svasatore che ha solamente una parte tagliente. Infatti, svasando ad esempio un altro foro, così avremo possibilità di avere l'alloggiamento per la vite che affonderà letteralmente all'interno della plastica. Ovviamente con lo stesso tipo di punta possiamo fare un foro per tutta la profondità e la lunghezza della punta, aumentando il diametro dello stesso foro. Adesso proveremo le punte invece sul metallo. Se io volessi utilizzare questa staffa in metallo L o per fare un foro come questo caso da 16 mm per far passare questa barra filettata, o se volessi svasare il foro per non avere il rischio della punta della testa della vite che sporge, potrei appunto andare a svasare con questa punta e poi alloggiare la testa. Quindi metterei un poco di olio da taglio, dopodiché a bassa velocità potrei praticare la svasatura. In questo modo la testa della vite sarà praticamente quasi a filo della staffa. Oppure potrei, come ho detto poco fa, ottenere un foro da 16 mm. Posso ottenerlo con questa punta, quindi anche in questo caso olio da taglio. Questo è un foro da 16 mm. Quindi la barra filettata entra perfettamente e potrei proseguire con la realizzazione del mio progetto. Lo svasatore per il metallo e la plastica, ovviamente, possiamo utilizzarlo anche per il legno. Quindi dopodiché si può tranquillamente inserire una vite all'interno del foro e la testa verrà accolta all'interno della svasatura che abbiamo appena realizzato. Quest'ultima punta invece è più che altro una fresa, punta di trapano fresa, che ci permette di praticare un foro e poi allargarlo a nostro piacimento. Praticheremo il foro perché è una classica punta di trapano fino ad un certo punto, dopodiché sfruttando questa dentatura simile a quella di una lima potremmo muoverci e creare una scavatura. Come vedete si riesce ad ottenere una fresatura sul legno che altrimenti sarebbe quasi impossibile con una classica punta di trapano, oppure praticare il foro e poi allargarlo. Questo per l'inserimento di interruttori o comunque cavi elettrici che abbiano forme particolari. O volendo potremmo anche scavare, creare una incavatura sul legno, magari è una mensola che deve poggiare a muro. Con questo tipo di punta potremmo praticare lo scasso per far passare il cavo.
Lo stesso ovviamente sulla plastica. Il foro viene pure la fresatura relativamente pulita. Ok ragazzi, io ho finito, spero di aver completato nel migliore dei modi questa recensione, dimostrazione di come si utilizzano questo tipo di punte che sono sia per legno che per metallo. Soprattutto per questo tipo mi è capitato spesso di leggere dei post in cui la gente giustamente chiedeva cosa fossero e come funzionassero. Costano relativamente poco, 5,99 €, io di queste ho il doppione come ho spiegato all'inizio. Lo conserverò, chissà, si rompono, si usurano, anche se sono delle cose che si utilizzano poco, almeno nel mio caso sono delle punte che ho utilizzato veramente poche volte, non ho avuto spesso necessità, gli svasatori li avevo, questo tipo di punta per fresare l'avevo già da un vecchio kit, l'ho utilizzato qualche volta in qualche video, se anche visto qualcuno di voi mi ha chiesto cosa fosse. Adesso la spiegazione è molto più completa perché in quel caso ho solamente risposto ai commenti sotto al video. Spero di esservi stato utile e avervi tolto alcuni dubbi. Vi ringrazio di aver visto questa recensione fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, appunto se lo avete ritenuto utile. Attivate le notifiche cliccando sulla campanella qua giù dopo esservi iscritti. E ci vediamo per i prossimi video e le prossime recensioni. Ciao da Riccardo e alla prossima!